Ciao e mandi a tutti ragazzi, sono Ava come lava. La versione 3.1 sta per arrivare, quindi aggiungeranno il deserto, vedremo nuove cose, nuovi paesaggi, nuovi personaggi, nuovi mostri, nuovi boss. Troveremo veramente tanta roba, ovviamente i giga aumenteranno, quindi buona fortuna con quello, io sono a posto. Però guardate qua, arriverà l'antico Egitto, ci sarà una piramide enorme, dovrebbe essere la tomba di un vecchio re, diciamo, barra dio, non so ancora, vabbè, se era un re o un dio, però guardate che spettacolo ragazzi, veramente tanta roba, sarà un tempio enorme. Chissà anche quanti segreti ci saranno. Vediamo dal trailer Candace, che viene attaccata dagli eremiti. Però sono una cosa su di lei, che lei è una discendente del vecchio re. Vedete che ha anche un occhio di color ambra, molto molto carino, diciamo. Mi piace un sacco questa cosa. Niente, nel trailer prende a schiaffi tutti. E lei ha anche la guardiana del villaggio Aru. E dopo vediamo con i talenti, ok, con l'ultimate. Arriva Saino, bellissimo anche lui di tipo elettro, ok, anche lui a tema egiziano. E sì, bello, devo dire che l'hanno fatto veramente molto bello alla Anubi. E qua mi fermo perché non voglio dire battute su dei e robe varie, ok? E ovviamente ci sono anche nuovi nemici, come vediamo gli eremiti che chiamano i coccodrilli. Saranno tosti quelli, ma non impossibile. Saino promette bene. Passiamo a Nilu adesso. Nilu, che è la danzatrice di Sumeru, di tipo Hydro, usa la spada, ok? Però qui non so ancora se vale pullarla o no, sono un po' molto scettico, però mi posso anche sbagliare, che ne so, vedremo tutti che è una bomba atomica. Avete pochi personaggi Hydro? Pensateci, perché lei vi cambierà tantissimo. Vediamo, continuiamo col trailer, vediamo all'item vicino a un fiore gigante, un albero, no? Deia, la tomba del vecchio re, lei si incazza che va contro il mercenario, chissà cosa gli avranno detto. Vediamo il boss, il triangolo tutto strano, no? Mi sembra un hypostasis, però è totalmente un'altra storia. Ok, vediamo il Ruin Grader, saranno i nuovi boss, ok, quello con le ali, come abbiamo visto. Qua esplode tutto, non so perché. Arriverà un sparring, ma non è un sparring, credo. Lì si sono veramente dati di santa ragione, volevano ammazzarsi tra Alaitam e Saino, Deia contro i mercenari. E attenzione, arriva, sì, uno dei Harbinger più amati, secondo me, di tutti, il dottore. Quindi chissà che casino, arriverà anche Scaramouche. Vediamo Naida, attenzione, questa è Naida, che viene uccisa da dietro. Il Traveler fa... Naida porge la mano, però molto probabilmente creperà. E infine vediamo che Scaramouche chiama Optimus Prime, gli dà un po' di potere... E ride e dice: vi distruggerò tutti perché mi state tutti sulle balle. Vabbè, detto questa stupidaggine, andiamo avanti. Vediamo Candace, Saino e Nilu, che sono i nuovi personaggi, come ho ripetuto prima. E 2 5 stelle e Candace 4 stelle. Il migliore secondo me qua è Saino. I personaggi elettro sono molto forti, diciamo in generale. Nilu, vabbè, posso sbagliare come ho ripetuto prima, può eccellere col team Bloom, Acqua ed Endro. Vediamo Candace, ok, che vabbè ha gli attacchi normali 5 o 6, non mi ricordo. L'Elemental Skill, che utilizza il suo scudo, ok, l'Aeron Sanctum, che... Ci sono due opzioni di caricamento, vabbè, opzioni l'ho detta in modo veramente bruttissimo, due tipi di caricamento, dovete o aspettare, ok, fino al 100%, se no, come dal trailer, l'avversario vi attacca e arriva al 100%. L'Elemental Burst invece dà una benedizione a tutto il team, però funziona soltanto sui personaggi che hanno la spada, la Claymore, che è lo spadone, e la lancia. Ovviamente ha il talento, che è molto utile per l'esplorazione in generale, quindi usate meno stamina.
Vediamo Sino, Elettro, ok, alla Anubi, e qua mi fermo. Come ogni personaggio ha 5-6 attacchi normali. Molto velocemente vi spiego come funziona l'Elemental Burst. L'Elemental Burst, lui diventa Anubi, tutti i suoi attacchi normali caricati e quelli dall'alto saranno di tipo Elettro, aumenta l'immunità, la resistenza all'interruzione, e come Raiden è immune alla reazione Elettro Charge. Poi l'Elemental Skill funziona che se voi siete nell'Elemental Burst e utilizzate l'Elemental Skill fa una mossa, ma sbloccando la passiva ok farà altri danni. Avete visto quelle unghiate? Quello lì è la passiva dell'Elemental Burst, molto molto forte. Ah sì, e aumenta la durata della burst. Poi abbiamo i bonus che Sino ci dà, molto buono, ma adesso parliamo di Nilu, la danzatrice. Allora, lei è molto particolare ed ecco il perché. Il suo attacco normale consiste solo di 3 spadate. Poi ha l'Elemental Skill che ha 2 tipi di danza. Una volta premuta l'Elemental Skill, se al terzo colpo è un attacco normale, farà questa ondata di Hydro come potete vedere. Ma se voi premete di nuovo l'Elemental Skill, fa questo attacco roteante, ok? Fa sempre AOE Hydro Damage e vi fa tipo un'aura che vi segue nel vostro personaggio. La sua Elemental Burst fa AOE Hydro Damage e applica uno status speciale ai nemici che vengono colpiti. Li mette un marchio, in parole povere. Come avevo detto prima, Nilu eccelle col team Bloom, acqua dendro. E una volta utilizzata la Burst, aumenterà l'Elemental Mastery del team. E alla terza hit dell'attacco normale ci sarà la reazione dei semi e i semi saranno più potenti, più veloci e tutto il resto. Molto molto buono. Il suo talento della cucina che ci dà un piatto in più bonus. Continuiamo con l'evento Ballads and Brews. Ovviamente qui è una cosa molto molto tranquilla, quindi ritorniamo a visitare Mondstadt. Ci dovrebbe essere anche la storia di Razor, quindi scopriremo qualcosa in più. Io sono anche molto curioso. E voi? Sì? No? Non vi interessa nulla? Vabbè, vedete voi. Continuiamo col Wind Chaser. Questo è un platforming molto semplice in cui dobbiamo cambiare le direzioni delle correnti e prendere le monete e completare il livello. Sono contento che Oyoverse sta dando roba semplice e tranquilla, così possiamo anche prendere ricompense in più. Continuiamo con lo Star Seeker Sojourn. Ritorniamo a Sumeru. Dobbiamo andare a caccia di enigmi, credo, sì, indovinelli, vabbè, dobbiamo seguire dei percorsi. Ovviamente anche qua ci sono delle buone ricompense come primogem, materiali, eccetera eccetera, quindi risparmiate mi raccomando, così potete anche voi trovare i 5 stelle. Ritorna l'Aya Kunikki, ok, l'arena che è pieno di mostri, pieno di avversari da farle fuori tutti. Le armi, ovviamente quelle 5 stelle sono per Sino e Nilu, poi ci sono anche quelle 4 stelle craftabili. La pole arm, che è la lancia, ve lo danno gratuitamente, che vedete questa è la roba generale del 3.1, quindi un sacco di ricompense perché è il secondo anniversario di Genshin Impact. Per quelli che non hanno mai giocato, se volete provatelo perché vi danno tantissime ricompense. Adesso c'è anche il gioco di carte ufficiale nel trailer, però continuiamo qua, ritorniamo a Mondstadt, vediamo vicino a Jin c'è Mika, ok, è di tipo Cryo, di ghiaccio, e usa la lancia da quello che ho capito io, attenzione. Ovviamente arriva in futuro, ma attenzione per gli amanti degli anime come me, a chi non piace gli anime, solo a quelli che non li piacciono ovviamente. Preparatevi perché in futuro arriverà proprio l'anime ufficiale di Genshin Impact, così anche per chi non vuole giocare ma può benissimo vedere l'anime, scoprire che gioco è, di che cosa si tratta, i nemici eccetera eccetera. Molto molto bello, hanno pensato veramente in grande, veramente bravi bravi bravi. Quindi questo era un riassunto in generale molto veloce, molto schietto, non sono andato nei dettagli a scavare, no, sono stato veramente rapido. Ma attenzione attenzione, mi stavo per dimenticare, quindi lo metto alla fine, gli Event Wish. Nella fase 1 abbiamo Sino 20 e Candace, ovviamente Candace saranno entrambi le robe. Oh, non so quale prendere dei due, non so, uscirò fuori di testa, o 20 o Sino.
o perché no, tutti e due. Ma lì sarebbe troppo, troppo eccessivo, no? Avere tutto subito in fretta e furia. Oddio. Sinceramente io prenderei 20 perché quel maledetto mi è scappato già una volta. Controllate i video precedenti per vedere, no, la pool. E non so, ci penserò perché volevo fare anche il team Arcon quando uscirà Naida, così faccio 20 Raiden, Zhongli e Naida. Sai, non è molto buono, però non so con chi sostituirlo. Ci penserò per questo, ma vediamo la fase 2 che c'è Nilou e Albedo. Albedo è un ottimo supporto, chiamato l'ascensore, ok, molto divertente, buono col team Geo, Ito, Zhongli, Gorou, ok, Nilou col team Bloom. Per questo non lo so, ho il naso un po' che mi storge per Nilou. Vi auguro un buon pool, un buon aggiornamento, un buon evento, ok? Giocate con i vostri amici, li fate conoscere questo gioco perché non è niente male secondo me. Detto questo, commentate il video, fatemi sapere se mi conviene prendere 20, quel maledetto, o Saino. O Nilou, perché non lo so neanch'io. Dai, datemi un paio di idee. Detto questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!